Il Geneva International Motor Show di quest'anno avrebbe dovuto ospitare due importanti novità per DS Automobiles. La prima, DS9 E-Tense. È una berlina di lusso incentrata su stile, eleganza e tecnologia a bordo di assoluta avanguardia. Con un design slanciato grazie ai suoi 4,93 m di lunghezza e 1,85 m di larghezza, e sviluppata sulla piattaforma EMP2, DS9 E-Tense mostra un frontale con calandra DS Wings e griglia effetto diamante tridimensionale, che insieme donano carattere forte e deciso alla nuova arrivata. La berlina premium DDS Automobile è spinta da una motorizzazione ibrida plug-in da 225 cavalli. L'unità elettrica abbinata al cambio automatico a 8 rapporti raggiunge una potenza massima di 80 kW e 320 Nm di coppia e permette di viaggiare a zero emissioni fino a 135 km orari, con un'autonomia tra i 40 e i 50 km. E se la nuova DS9 E-Tense all'esterno è tutta una sorpresa, dentro lo è ancora di più, grazie alle sue ampie superfici rivestite in pelle nappa e alle comode sedute che esprimono tutto il savoir-faire parigino del brand, anche per i sedili posteriori DS Lounge, ventilati, riscaldati e con funzione massaggio. Ricca anche la dotazione di sistemi di sicurezza con guida semi-autonoma di secondo livello, DS Night Vision e Driver Attention Monitoring. La seconda è Aero Sport Lounge, concept che supera i limiti del lusso di un'auto grazie a un ambiente tecnologico e raffinato, in cui gli schermi lasciano il posto a materiali nobili. Due ampi visori posti di fronte ai passeggeri creano un'atmosfera proiettata nel futuro, mentre la parte inferiore, rivestita in raso di cotone, proietta le informazioni al guidatore. Nell'abitacolo il viaggio nel lusso continua grazie ai nuovi sedili realizzati con la tecnica dell'intarsio di paglia. Spinto da un motore elettrico da 500 kW, collegato a una batteria di nuova generazione da 110 kWh, il concept Aero Sport Lounge offre 680 cavalli di potenza e garantisce un'autonomia superiore ai 650 km. Inoltre, grazie all'esperienza sviluppata in Formula E, il concept regala performance davvero sportiva, con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in soli 2,8 secondi. Al loro fianco la SM, vettura iconica nel mondo del gran turismo, che era stata presentata 50 anni fa proprio al Salone di Ginevra. La sportiva del brand francese, disegnata da Robert Opron, erede allievo di Flaminio Bertoni, raccoglieva classe ed eleganza delle DS che l'avevano preceduta e le univa alla sportività di un motore progettato e prodotto dall'italiana Maserati. Presenti anche DS3 Crossback E-Tense 100% elettrica e DS7 Crossback E-Tense 4x4, ibrida plug-in, cuore della gamma proiettata al futuro grazie alla strategia di transizione energetica. Primo B-SUV premium a emissioni zero, DS3 Crossback E-Tense garantisce prestazioni brillanti e un'efficienza da grande grazie al motore elettrico da 100 kW, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh per un'autonomia complessiva di 320 km. DS7 Crossback E-Tense 4x4 con la motorizzazione da 300 cavalli, 520 Nm di coppia e una trazione integrale intelligente rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni e mobilità sostenibile. La batteria da 13,2 kWh infatti permette un'autonomia in modalità zero emissioni di 58 km e soli 34 grammi di CO2 al chilometro nel ciclo combinato quando DS7 Crossback E-Tense viene utilizzata in modalità ibrida.